Noi siamo il duo Giulio Campagnolo all'Hammond e Gioele Pagliaccio alla batteria e percussioni. E è un gruppo nato su iniziativa di Gioele. Felicemente un giorno ho ricevuto la telefonata, mi ha detto troviamoci a fare una suonata. Ci siamo trovati a suonare e ci siamo trovati proprio anche come musicisti, come persone. Abbiamo legato subito un bel rapporto e così è nato il duo. Il duo che molto spesso diventa truo, come piace dire a noi, perché si aggiungono ospiti. E niente, suoniamo, cerchiamo di fare della musica, del groove, come piace a noi, il meglio possibile e ci divertiamo, che è la cosa più importante. L'idea del repertorio del duo parte innanzitutto da un'idea di trovare standard e non sui quali noi possiamo costruire del groove, per cui pezzi che partono dalla tradizione, da Duke Ellington, passando per il soul jazz di Lou Donaldson, arrivando fino a Stanton Moore e a qualche originale. Per quanto mi riguarda, i miei emondisti di riferimento sono sicuramente Dr. Lonnie Smith, del quale suoniamo anche un paio di pezzi, e Jimmy Smith, Don Patterson, tutti gli emondisti che dagli anni 60 ad adesso hanno comunque contribuito allo sviluppo dello strumento, senza dimenticare gli strumentisti attuali, dalle Harry Goldings al trio Medeschi, Martin e Wood, sono tutti i nostri riferimenti, diciamo. A parte, diciamo, questa esperienza che è stata molto positiva nonostante una falsa partenza per la pioggia, conto di registrare quest'anno il secondo disco del mio quartetto, il primo che si chiama The Cost of Freedom con Alessandro Lanzoni, Gabriele Evangelista e Tommaso Cappellato. È andato molto bene, l'abbiamo registrato 2 anni fa, è stato selezionato fra i 100 Greatest Jazz Album del 2013 per il Jazz It Awards, e quindi faremo il secondo capitolo fra qualche mese e quindi non vedo l'ora di farvi sentire la mia musica. Grazie alla Fabbrica del Jazz.